Penso che sia fondamentale nel rispetto dei patti fatti con i Veneti, degli impegni presi con i Veneti, portare a termine questa amministrazione. Se qualcuno vuole cambiare lo schema di gioco da qui al 2015, l'ho detto anche in passato, anche quando i numeri non tornavano a mio favore, deve fare i conti con me. I Veneti hanno bisogno di rispetto, punto. Dopo il 2015 si sciolgono le fila e con le segreterie affronteremo tutto il tema. Però anche qui vorrei dire una cosa, che prima di parlare di alleanze, io vorrei parlare di programmi, perché vedo tutti impegnati a parlare di alleanze e di altre robe del genere. Io penso che bisogna anche governarla poi la regione, non è come le figurine Panini. Però l'NCD aveva detto Zaia, non ci ha mai detto che ci vuole ancora con lui, su questo puoi rispondere. Ma io penso una cosa, che sia fondamentale innanzitutto concludere questa esperienza amministrativa, punto. Se poi e tutta questa ansia serve per avere altri obiettivi, non ve lo so dire. Io sono una persona per bene, ho sempre mantenuto la parola e penso che da qui ai prossimi mesi possa accadere di tutto, nel positivo e negativo per tutti noi. Punto. Però le alleanze si fanno prima della conclusione di questa esperienza amministrativa, no? Beh, le alleanze si fanno quando si decide un programma e un progetto amministrativo. Oggi ancora non c'è nulla di scritto nero su bianco rispetto a quel progetto amministrativo. Quindi direi, prima di parlare di alleanze, varrebbe la pena anche parlare di progettualità. Fermo restando che confermo che il nostro rapporto con NCD, con Forza Italia, insomma con tutta la maggioranza, per quel che mi riguarda, è stato un rapporto assolutamente, autenticamente solidale. La Lega sta diventando, anche guardando i numeri, il riferimento del centrodestra intero. Questo può cambiare anche la politica delle regioni nel momento in cui diventa una forza nazionale? Guardi, io sono sempre stato fortemente convinto e lo sono tuttora che il successo o l'insuccesso di un partito passa attraverso due grandi componenti. E il avere un leader, e la Lega è un leader che oggi è in assoluto il vero leader della politica italiana, che è Matteo Salvini, e dall'altro avere un progetto di governo. Perché se da un lato c'è chi va avanti e bonifica i territori, dall'altro dietro ci vuole una squadra di amministratori che sanno governare. La Lega oggi questa congiuntura astrale positiva ce l'ha fino in fondo e monetizza quello che ha. C'è un grande leader che è in grado di indicare la via e dietro degli amministratori che dimostrano poi che quella via indicata diventa progetto di governo o buona amministrazione. E rispetto a un obiettivo indipendenza non può porre... Ma guarda, noi confermiamo che abbiamo due grandi temi posti dal Consiglio regionale e che sosteniamo fino in fondo, che è la celebrazione dei due referendum, uno dell'indipendenza e uno dell'autonomia. Confermo che questi due referendum sono un mandato che il Consiglio ci ha dato, confermo che in maniera assolutamente legale, democratica e rispettosa della libertà altrui, abbiamo fatto la nostra opposizione all'opposizione del governo avanti alla Corte Costituzionale, attenderemo le risultanze, punto. In un paese civile si fa così. Se qualcuno non va bene questo approccio civile, vuol dire che è incivile, punto.